Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Alessandro Cecchi Paone e la confessione hot proprio sul suo neo marito, ecco cosa riguarda, i dettagli della vicenda. Uno dei giornalisti e conduttori che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo per la sua enorme professionalità e talento che lo contraddistingue da altri personaggi famosi è lui, Alessandro Cecchi Paone. Nonostante sia stato contrario alla partecipazione dei reality, ha deciso di mettersi alla prova lasciando il pubblico senza parole. Recentemente, ha fatto una confessione piccante che ha sconvolto parecchio gli spettatori. Alessandro Cecchi Paone si è sempre contraddistinto dai suoi colleghi per il suo valore, la sua professionalità e il talento. Nel corso della sua carriera, si è imbattuto più volte sul tema delle unioni civili e, dopo il suo coming out nel 2004, ha invitato i suoi colleghi famosi a fare quello che ha cominciato a portare avanti lui. Il conduttore ha dichiarato, dopo il mio nel 2004, l'unico coming out celebre in Italia è stato quello di Tiziano Ferro, e sono dovuti passare 10 anni. E dire che noi viviamo nel mondo della creatività, dell'arte, del giornalismo, che sono decisamente più aperti. Punto a far parlare parecchio di sé è stato proprio Cecchi Paone per via della sua partecipazione in diversi reality di successo, uno dei tanti è stato il Grande Fratello VIP, al quale nel 2000 in una serata dedicata al telegatto si era ribellato per via della sua considerazione di programmi spazzatura che non meritavano la vittoria. Circa la vita sentimentale, invece, nel 93 ha sposato la spagnola Cristina Navarro e, nel 2004 ha dichiarato di essere omosessuale nonostante Cristina rimanga la donna più importante della sua vita. Nel 2013, ha conosciuto il personal trainer Claudio Vagna Fernandez anche se la storia con lui è terminata nel 2014. Alessandro Cecchi Paone, rivelazione piccante. Ecco cosa ha detto. Attualmente il giornalista è convolato a nozze con il suo Simone, molto più giovane di lui che gli ha fatto riscoprire i sentimenti puri come l'amore, la passione e il sentimento che ha sempre ricercato nella sua vita. A credere nella loro storia sin dal primo momento è stato il giornalista Maurizio Costanzo, scomparso un anno fa. Qualche tempo fa Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare ad una confessione piuttosto piccante proprio sul nero marito Simone Antonlini, svelando cosa gli piace davvero del suo compagno e lasciando tutti senza fiato. Egli ha confessato, di Simone mi piace il cielo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla para al piacere del cielo. Il vero cambiamento è il piacere del cielo maschile. Il lato B dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell'aspetto lì.